Bentornato nel mio canale YouTube. Spero che tu abbia una buona giornata. Qual è il tuo segno oggi? Oggi è martedì 10 agosto 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Pesci. Il massimo, sognare indisturbati su un'isola galleggiante. Lavorare, lavorare e ancora lavorare, può non piacere ma bisogna, anche col termometro rovente e la pressione sotto i tacchi. Eppure, complice la millantata ripresa, tocca a mezzo mondo, compresi voi, che vi sentite sulle spalle tutto il peso del globo, stacanovisti in azienda, sempre disponibili nel volontariato. Ma anche zelo e buon cuore oggi hanno un limite, sognate l'evasione su un'isola galleggiante, magari al centro di un grande fiume o di un lago incantato, chiuso tra le montagne. Romantici come siete, la vostra fantasia non ha limiti. Chiudete gli occhi e le immagini vi corrono sullo schermo mentale come un film a lieto fine. Operatore cinematografico Urano in sestile, perciò siete in ottime mani. Attesa di buone notizie, attesa per eventi in amore. Speranze e desiderio di incontrarsi con la persona amata. Speranza in ricongiungimenti o in ritorni. Un momento di inerzia potrebbe attraversare la coppia. I single avranno molte, moltissime speranze, ma non tutte saranno soddisfatte. Fate in modo da aprirvi agli altri e alle loro esigenze, spesso siete chiusi nel vostro guscio. Non sempre potete fare a meno degli altri, qualche volta, aprendosi, si conquistano cose nuove e persone interessanti. Difficoltà nel lavoro. Non credere a tutto ciò che ti comunicheranno i colleghi anche sotto forma di confidenza. Giornata decisamente fortunata quella di oggi, tentate la fortuna, moderatamente, ma non lasciatevi scappare l'occasione. I tempi sono maturi per costruire qualcosa di più concreto. Non rimandate più. Tagliate ogni ponte e recidete ogni legame con il passato, siate pronti a cogliere ogni attimo del presente per costruire, finalmente, un futuro scevro da condizionamenti passati. Oggi sentirete la necessità di mangiare molto e di fare qualche piccola trasgressione, fate però attenzione a che poi questo non abbia le sue conseguenze. Per chi ama in clandestinità è un giorno davvero difficile, dall'altra parte c'è silenzio e per voi tutto questo è incomprensibile e vi darà sofferenza. Provate a misurare le vostre forze mettendovi in discussione e facendo autocritica. Non vi farà male e migliorerà i rapporti con gli altri. Il mondo sembra girare al contrario oggi per i nati di martedì. Qualche spiacevole inconveniente anche per i nati di giovedì. Gli altri invece godranno di una giornata tranquilla con qualche acuto in serata. Forse non è utile continuare a frequentare persone che non vi stimolano, guardatevi intorno. Siete nel bel mezzo di un vortice di emozioni in questa giornata, perché c'è qualche evento che continua a tormentarvi. Non parlate a nessuno dei vostri intenti prima di esserne certi. Potreste sprecare un mucchio di energie oggi, dietro un progetto che sapete, già dall'inizio, non essere una buona idea. Volta celeste rischiarata da varie positività planetarie. Su tutti i settori quello familiare vi dona le migliori soddisfazioni, specie nel rapporto genitori-figli, con un bel Giove nel vicino acquario che vi sorride, specie se appartenete alla terza decade. Nel corso del pomeriggio potrebbe esserci qualche problema in amore. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede regolarmente. Avanti così. Con coraggio. Cari pesciolini, nel pomeriggio potrebbe emergere qualche problemino nella coppia mentre sul lavoro tutto procede al meglio. Siete coinvolti in qualcosa di veramente impegnativo per chiunque, quindi prendetevi i vostri tempi, perché ne avrete bisogno. Non tutti hanno la forza che dimostrate di avere voi, dunque dovreste essere soddisfatti già per questo. Prossimamente ritroverete anche la serenità, specie nelle scelte di tutti i giorni, che oggi potrebbero sembrarvi così lontane e complicate. Gli sforzi fatti in passato, vi serviranno per il futuro. Martedì da stacanovisti, ma con un pensiero consolatorio, tra pochi giorni si stacca la spina, almeno per la grigliata dagli amici per Ferragosto. Lo switch ve lo dà il sole in sesta casa, in compagnia di Mercurio e della Luna, ecco perché sul lavoro, nonostante quasi totale chiuso per ferie, rendete così bene, soddisfatti di questo rinascimento italiano e contenti della piega che stanno prendendo le cose.
Dalla vostra parte il serafico e romantico Nettuno, che vi promette future vacanze al mare e l'intransigente coppietta Marte-Venere all'opposizione, che convince il vostro prossimo a torchiarvi più di prima, pretendendo da voi il massimo. In cambio di un bacetto. Amore ed Eros, voi il romanticone e lui o lei concreto e con la testa sulle spalle. Potreste essere cane e gatto, invece vi completate a vicenda. Pieno accordo solo su un argomento, le spese, entrambe adorate sfoderare la Golden Card per procurarvi il necessario. Ma soprattutto il superfluo. Plutone è il dio che vi tiene per mano per tutto questo mese d'agosto, consentendovi di ottenere esperienze affettive, e in parte anche erotiche, indimenticabili. I più fortunati di voi saranno però i nati nella terza decade Pescina che si godono i favori plutonici di disinibizione ed attrattiva sessuale in modo libero e spigliato. Anche Urano nell'amico Toro vi guarda con occhi benevoli permettendovi vivere la quotidianità delle vostre storie in modo sereno e senza mai annoiarvi, specie se siete nati nella seconda decade. Gli altri pesci fronteggiano qualche piccola carenza, ma fanno affidamento sulle loro innate capacità di resistenza. Lavoro e denaro, giornata da stacanovisti, iniziate il mattino presto e non smettete, a malapena per pranzo trangugiate un panino, con un unico obiettivo in testa, concludere presto e bene e raggranellare un bel gruzzoletto. In un progetto importante, dove qualcosa non torna, interviene la fantasia, voi siete pronti a chiudere un occhio, anzi due, ma il socio, il collega puntiglioso e il capo rompiscatole ve lo impediscono, tutto deve essere seguito a puntino. Tutte le volte che non credete in voi stessi, il cammino si complica. Ma se farete della fiducia alla vostra compagna, non avrete noia e procederete con l'ottimismo e l'ambizione che vi contraddistinguono. Per voi, segno sognatore per eccellenza il classico da proporre è uno dei tanti stupendi dello scrittore tedesco naturalizzato svizzero Hermann Hesse, si tratta del mitico Siddhartha, romanzo di formazione, espressione della ricerca di se stessi e dell'orgoglio dell'individuo di fronte al mondo e alla storia. L'anima pescina, che è sempre alla scoperta del significato profondo dell'esistenza, può trovare alimento nella sua fame e sete di conoscenza. Benessere, improvviso mal di gola, vi basta un colpo d'aria, una bibita troppo fredda e per un attimo vi sentite soffocare, tranquilli, passa in fretta. Sempre utile la propoli, valida in ogni stagione. Chi ha mai detto che è sbagliato piangere? Fai finta di non provare nulla quando sei sopraffatto? Se oggi è davvero un giorno in cui piangerai, sii felice. Le emozioni bloccate ti appesantiscono e ti rendono difficile sentirti vivo. Per lei, tra voi e il vostro lui intercorre la diversità che differenzia il giorno e dalla notte, ma proprio questo è il bello della coppia, dove non arriva l'uno, interviene l'altra e viceversa. Per lui, fuori dai gangheri per le notizie terrificanti che continuano a girare sull'ambiente, incendi, rifiuti tossici, abusi su piante e animali. Per ora combattete a parole di fuoco, ma domani chissà. Colore delle emozioni, blu oltremare. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.